oltre 200 barche ed equipaggi da tutto il mondo, 200 eventi. Nomi come Eugenio Bennato, Giovanni Soldini, Folco Quilici, Patrizio Roversi, Enzo Maiorca. È difficile riassumere il programma della seconda festa della marineria, che si terrà a La Spezia dal 16 al 19 luglio. Un evento che si preannuncia di portata internazionale e che, se manterrà le promesse, potrà anche fare meglio della prima edizione di 2 anni fa. 4 giornate da questo punto di vista travolgenti per la qualità e la densità degli incontri, degli avvenimenti, delle presenze che fanno di questa seconda edizione della Festa della Marineria quello che volevamo, e cioè da una parte... una riproposizione di quell'esito molto positivo che è stata la prima uscita, e dall'altra questo presentare la città, questo palcoscenico per la città, per quello che davvero è dal punto di vista del suo rapporto con il mare, un concentrato di presenze, di storia, di tradizione, di futuro davvero senza uguali probabilmente in Italia e nel Mediterraneo per quantità e qualità. Un programma davvero articolato, frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto il Comune della Spezia, con un team diretto dall'assessore Paolo Manfredini ed oltre 70 tra enti ed associazioni sul territorio. Assessore, siamo arrivati alla fase più operativa, è pronto il programma finalmente? È pronto il programma dopo 1 anno e mezzo di lavoro praticamente, che ha consentito di chiamare a raccolta tante energie che nella città c'erano. Contiamo 63 tra associazioni, enti, istituzioni che hanno dato il loro contributo per costruire questo evento. È stato un percorso molto complesso, anche difficile, però crediamo ne sia valsa la pena, perché la festa della marineria deve essere un pochino la festa di tutti, e quindi abbiamo chiamato a raccolta tutta la città. Saranno 4 giorni estremamente intensi con 200 eventi che si susseguiranno senza soluzione di continuità, e ce ne sarà un po' per tutti i gusti. Il Festival della Marineria è reso possibile anche grazie al contributo della Marina Militare, dell'autorità portuale e del Banco di San Giorgio, main sponsor. Presidente Forcieri, c'è molta economia, c'è il porto anche nella festa della marineria? Sì, naturalmente, è una festa che vuol valorizzare le eccellenze di questo territorio, soprattutto legate al mare. E forse il porto è l'eccellenza principale in termini economici, in termini occupazionali. Non c'è soltanto il porto naturalmente, ma è bene che anche il porto sia percepito come una delle attività economiche forse più significativi del nostro territorio. Poi ci sono la nautica, la cantieristica, il distretto tecnologico, che è un'altra delle eccellenze di questo territorio, che la sta diventando rapidamente. E il tutto pensiamo che però debba anche essere visto e vissuto come un momento di gioia, di festa, di allegria, in modo che si percepisca questa città anche come una città accogliente, turisticamente molto interessante, perché il turismo è l'altro settore che noi vogliamo sviluppare con le crociere, col waterfront, con queste iniziative che abbiamo in corso d'opera.